Tre campioni che hanno già provato tutto girano il mondo alla ricerca di novità ed esperienze entusiasmanti, in un viaggio alla scoperta di personaggi unici e dell'innovazione che si nasconde dietro ogni sport. Un racconto appassionante, tra sfide incredibili e talenti sorprendenti, per scoprire ancora nuove, incredibili emozioni. Loro sono Antonio Rossi, Tonio Liuzzi e Yuri Keiki. E questo è Nissan The Quest What If? Innovazione che sorprende. In questa puntata di Nissan The Quest. Chi ha detto che la mountain bike sia il mezzo più divertente per cimentarsi in trail e downhill? E se invece si potesse raddoppiare il divertimento con la metà delle ruote? Se pensate di aver già visto tutto, preparatevi a cambiare idea. Bentornati su Nissan The Quest. Ne abbiamo viste di cose strane fino adesso in queste puntate. Anche oggi non tradiremo le aspettative. Abbiamo due indizi niente male. Una mountain bike e un meno uno. Meno uno, è un rebus questo. Sai cos'è, una bicicletta sotto zero, eh? Spero di no. Anzi, io ho già freddo. Andiamo a vedere chi è la guest di oggi, vai. Lutz Eichholz, o più semplicemente Lutz, tedesco, classe 86. Studente di Urban Planning, ma soprattutto campione indiscusso di monociclo estremo con 4 titoli mondiali, innumerevoli primati nazionali e internazionali e ben 6 record nel Guinness dei primati. Si diverte a girare il mondo su una ruota tra gare di trial e downhill, le sue specialità preferite. L'equilibrio fisico è il suo punto forte, quello mentale, beh, lo scopriremo insieme. Mi sembra talmente fuori di testa che non ci credo neanche io, guarda. Beh, allora, coordinate GPS inserite. Andiamo. La nostra meta di oggi si trova a sud e più precisamente all'interno del Parco della Murgia Materana, un luogo più che suggestivo, definito dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. In quest'area si estendono le famose gravine di Matera, un territorio caratterizzato da incisioni erosive molto simili al Grand Canyon. Ma prima di arrivare fin qui, i nostri eroi e la nostra guest si incontreranno nel piccolo comune di Krakow, passato alla storia come il paese fantasma. Allora Antonio, gli indizi What If questa volta ci hanno portato in un posto davvero incredibile. Sembra di stare in un'altra epoca, tipo direi 1400, quasi 1500 per citare, vero? Ma io guarda, più che 1500 qui direi 1100. Vabbè dai, 300 più, 300 meno, anche a te non essere così preciso. L'importante è che siamo appunto a Krakow, una città considerata anche il paese fantasma, un posto davvero incredibile, ma ancora più incredibile è il personaggio che stiamo per incontrare. Guardate un po'. Non è che oggi più che un guest abbiamo un ghost. No, guarda, eccolo là, lo vedi in alto che scende, ecco, quello lì, ora magari perché c'è una ruota sola e magari anche una rotella gli manca, perché eccolo là, ciao. 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 Ciao, ciao, ben arrivato. Questo è la tua disciplina, il tuo sport. Come si chiama? Si chiama monociclo estremo. Quindi è una specie di mountain bike? Sì, esatto, è come la mountain bike ma con mezza bici. E sei stato tu a inventare questo sport? Sono stato uno dei primi in Europa, insieme a dei miei amici, ma non l'ho inventato io.
Incredibile. Davvero incredibile. Noi abbiamo visto fino adesso nelle nostre puntate che hanno cercato di modificare qualcosa in uno sport tradizionale aggiungendo qualcosa per renderlo più divertente. Sì, ma oggi è il contrario, perché qui tolgono, hanno tolto una ruota e dovrebbe essere più divertente, almeno quello che dice Lutz. Non ci resta altro che provarlo, cioè almeno tu lo proverai sicuro, ci fai vedere, ma secondo te noi riusciamo a fare questa cosa qua? Sicuro? Ah, sì? No, provo io. Vabbè, provate. Andiamo, vai. What If non è solo una domanda. What If è la filosofia che anima il mondo Nissan Motorsport e non solo. What If vuol dire sfidare le convenzioni e sperimentare idee che fino a poco prima sembravano impossibili per creare nuove e sorprendenti emozioni. Chi ha detto che le auto elettriche non possano avere prestazioni emozionanti? E se invece non fosse così? La risposta è Nissan Leaf Nismo RC, un prototipo da pista con scocche carbonio derivato dalla Nissan Leaf 100% elettrica di serie, con un'accelerazione una coppia da fare invidia ad una 2 litri a benzina. L'abbiamo provata per voi in pista ed è andata così. Una vera pista, un vero pilota, due atleti che hanno già provato tutto e un'auto da corsa ma 100% elettrica. Riuscirà a farli emozionare? Questa è la sfida. Se 150 non mi vedete più, vuol dire che ho fatto il salto nel futuro, tranquillo. No? È fichissimo. Cioè, non devi neanche cambiare. Cioè, no, tu no, vai... Guarda, l'accelerazione è una cosa fantastica. Il monociclo estremo è uno sport relativamente giovane, nato tra gli Stati Uniti e il Canada negli anni 80. Si divide principalmente in due discipline molto simili a quella della mountain bike, il trail e la downhill, con la semplice differenza che invece di usare una bici se ne usa mezza. Una sella comoda, telaio e corone in alluminio, leggeri e resistenti, una ruota da cross grande per attutire i colpi, pedali con grip per non scivolare, freno a disco e tanto. Tanto equilibrio. Il monociclo fu inventato moltissimi anni fa e usato come una bici, ma il monociclo estremo è molto più recente. La prima persona a cimentarsi con il monociclo estremo fu Chris Holm in Canada. E quando vidi i suoi video e poi lo incontrai in Cina nel 2000, pensai che fosse una cosa molto figa. E decisi di cominciare diventando uno dei primi in Europa a praticare questo sport. Il monociclo ha molte discipline. Quello estremo principalmente due, il trial e il downhill. Ma ci sono anche discipline come gare di velocità, inseguimento a squadre negli stadi e altre cose tipo queste. Con la mountain bike sono state già fatte molte cose e molti record, mentre il monociclo mi ha dato la possibilità di fare completamente cose nuove. Sono un pioniere e ogni giorno sono alla ricerca di novità in questo sport, ed è molto emozionante poter inventare nuovi trick che non sono mai stati provati prima, oppure avventurarsi in percorsi di downhill che non sono mai stati fatti con il monociclo. Sono le nuove sfide a spingermi ad andare oltre. Il bilanciamento è fondamentale nel monociclo. È uno sport di equilibrio. Molto tempo fa ho stabilito 6 Guinness Record in 6 differenti discipline e ho vinto 4 volte i campionati mondiali nella mia disciplina e sono stato molte volte campione di Germania. Mi piace perché è molto semplice. Alla fine, perché usare due ruote quando una è abbastanza? Parliamo di tecnica. Quali sono i segreti di questo sport?
Il segreto di questo sport è che devi allenarti molto. All'inizio sembra impossibile, ma a forza di provare riesci a prendere sicurezza e poi ad affrontare gli ostacoli. E qual è il segreto per mantenere l'equilibrio? Devi mantenere l'equilibrio con tutto il corpo, usando le braccia, il bacino, le gambe e i pedali per stabilizzarti avanti e indietro. Devi sempre stare con il corpo nel baricentro. Vorrei sapere la differenza tra il trial e il downhill. La differenza è che il primo è ambientato in uno scenario urbano. Si scendono le scale, si salta sui muretti e su ogni cosa che trovi in città. Mentre il downhill si svolge in montagna affrontando le discese più velocemente possibile. Questa è la differenza. Sai cosa ti dico? Io sono curioso di vederlo in azione. E io anche un pochino invidioso, perché mi piacerebbe vedere un po' come funziona, vai. Andiamo, seguitemi. Dai, andiamo. Follow him, andiamo, vai. Guarda cosa fa, ma è matto questo qua, è pericolosissimo. No. Ha detto, nulla. Mamma mia. Questo è veramente spirito Votif, eh? È il Votif all'ennesima potenza questo qui. Anche oggi abbiamo visto che sfidando le convenzioni e le regole di ogni sport possiamo divertirci ancora di più. Alcune volte aggiungendo qualcosa, oggi l'abbiamo levate, less is more, e effettivamente è vero, insomma. Bisogna trovare un sottile equilibrio. Che oggi neanche tanto sottile, visto quello che riesce a fare Luz. Comunque, se volete ancora scoprire nuovi sport What If, continuate a seguirci su Nissan The Quest. Alla prossima! Ciao!